È permesso? Ma certo che è permesso, chiudi la porta. Te l'ho detto io di venire. E magari eri impegnata. Mettiti seduta. La cosa è lunga. Dipende da quanto sei svelto a firmare gli assegni. Qua dobbiamo saldare tutto, festa, abiti, cerimonia. Hai detto che dividevamo tutto a metà, no? Ma certo che sì. Solo che non capisco il senso di pagare persone che non hanno fatto niente. E gliel'abbiamo avvisato un mese prima che la festa non si faceva più. Quando glielo volevi dire? Il giorno prima? Capisco che non sei un imprenditore, però quando si firma un contratto la prima rata è un impegno. È una festa con 500 invitati, che si tratti di abiti, fiori, quello che è, non è uno scherzo. Va bene, non insiste, tanto ci capisci tu. Dove devo firmare? Quanti assegni devo fare? Tieni, te li ho sistemati tutti, qui ci sono le cifre. Senti, dimmi una cosa, i tuoi che dicono? In che senso? Come stanno? Come l'hanno presa? È tanto che non ci sentiamo, che non ci vediamo. Malissimo, ovviamente. Pensano che sia colpa mia. Beh, non è così. Non proprio. Come no? Andrea, io ho avuto il coraggio di fare quello che tu desideravi e che non avresti mai fatto, per una questione di convenzione, obbedienza, rispetto. E voglio vedere, dopo 9 anni di fidanzamento. Sì, 9 anni di fidanzamento forzato. Dai, tanto lo sappiamo, sono stati nostri amici a metterci insieme. Puoi non dirmi che tu a me ci tenevi veramente. Ma che hai? Com'è oggi questa strana vena sentimentale? Ma non è che ci hai ripensato? Magari sei incinta. Sai che sfiga sarebbe? Scusa. Scusa, battuta infelice.